Abbiamo ora in collegamento Clemente Ponzetti, direttore sanitario della Clinica Salus e della Clinica Città di Alessandria. Buongiorno, dottor Ponzetti. Buongiorno Buongiorno, buongiorno. a lei, grazie per essere intervenuto durante il nostro telegiornale. Ecco, vedo anche il collegamento video. Partiamo ovviamente dal cuore, Clinica Salus di Alessandria, riconvertita in Covid Hospital per quanto riguarda il quadrante sud-est Alessandria Asti da sabato scorso. Le chiediamo subito i numeri e a che punto siete per quanto riguarda l'accoglienza di pazienti Covid. Buongiorno intanto, buongiorno a tutti. La clinica Salus è stata riconosciuta nell'ambito dei 19 Covid Hospital regionali, unica struttura accreditata in un novero di tutti gli ospedali pubblici, per rispondere alle esigenze del quadrante, come lei ha detto, sud-est del Piemonte. Si è messa a disposizione da sabato scorso con 80 posti letto di medio-bassa intensità, 5 posti letto di rianimazione e 5 posti letto di subintensiva. I posti letto di subintensiva e i posti letto di rianimazione, con un enorme sforzo, sono stati riconvertiti trasformando le sale operatorie e alcune stanze di degenza in letti di intensiva e di subintensiva. Ad oggi la nostra occupazione è del 100%, abbiamo 80 persone, anzi 81 in area medio-bassa intensità, 5 in terapia intensiva e 4 in subintensiva. Abbiamo un posto in subintensiva attualmente dedicato, disponibile. Dottore, l'età media, se possiamo chiederle, dei ricoverati e eventualmente il famoso collegamento con le patologie. Ecco, se sono persone che sono arrivate da voi, con sintomi Covid ma non avevano altro, oppure sono polipatologiche? Allora, tutto deriva dalla considerazione che l'età media è un'età media analoga a quella che viene descritta nella popolazione affetta da Covid, quindi un'età media che si aggira intorno ai 75-80 anni. Di conseguenza ci sono pazienti che non hanno solo la malattia polmonare respiratoria, ma hanno altre copatologie. Diciamo che in questo momento, vista la nostra esperienza anche precedente di Covid Hospital nei mesi di marzo-luglio, diciamo che la patologia respiratoria sembra essere una patologia meno impegnativa, cioè sono Meno pazienti che aggressiva. hanno, sì, meno aggressiva, esatto. Sono pazienti che hanno bisogno di ossigeno, che hanno bisogno, ma non sono pazienti che stanno particolarmente male. Hanno anche altre patologie che noi curiamo, tant'è vero che abbiamo come responsabili il dottor Calchiglia e il dottor Matti, che sono dei valenti internisti che li seguono anche dal punto di vista non solo respiratorio, ma anche internistico generale. Abbiamo anche un supporto psichiatrico che capace e psicologico. Abbiamo sia uno psichiatra che uno psicologo, una psicologa che supportano questi ammalati dal punto di vista dei bisogni, delle necessità anche di tipo psicologico, ma soprattutto li affiancano nel contatto con le famiglie e nel contatto con i propri cari. Dottore, ancora un'ultima domanda, visto che lei ha sottolineato l'impegno e anche lo sforzo di riorganizzazione di creare, ecco, nuovi posti letto legati alla terapia intensiva e subintensiva, ma come siete messi a livello di personale medico-sanitario? Qual è la vostra situazione? La nostra situazione si basa su una disponibilità del personale, direi, eccezionale, nel senso che il nostro personale ha risposto in maniera assoluta, convinta e capendo il momento. Ci siamo riorganizzati, nel senso che abbiamo chiesto uno sforzo non solo alla clinica Salus, ma anche alla clinica Città di Alessandria,
nel senso che per dare supporto alla clinica Salus ho chiesto a tutto il personale della città di Alessandria che passasse a turni di 12 ore, nella logica del fatto che è meglio, è più sopportabile un turno da 12 ore non in una zona Covid, non quindi costretti all'interno di sistemi di difesa, piuttosto che farle in città in Salus. Tutti hanno risposto in maniera assolutamente positiva e in questo momento il personale sta assistendo al meglio quello che è i bisogni di una popolazione che in questo momento sta chiedendo grandi sforzi a tutto il personale sanitario.